Ed eccoci qua. Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Dissidia Final Fantasy Over Omnia, questa volta la versione global, perché è uscita Quistis. Diciamo che io con lei non ho un bellissimo rapporto, perché in Giappone mi ha fatto spendere diversi ticket, non mi ha dato la clemenza di mostrarsi e quindi non ho mai avuto la possibilità di poterla usare. Tantomeno la possibilità di poterla anche testare sul campo. Diciamo che tutta l'esperienza derivata dai support, dato che comunque da questo momento in poi Quistis diventa anche un support abbastanza decente, in base ovviamente al target che tendiamo a mirare, vediamo se nel global, magari a differenza della versione JP, sarà più clemente nei miei confronti. Abbiamo le free multi, dato che nel global avremo le free multi fino a fine mese. Abbiamo anche qualche ticket, quindi non so effettivamente come comportarmi. Innanzitutto, io direi di provare la free multi, che già parte malissimo. Oserei dire che parte malissimo, però questo diciamo che va bene. Direi che va assolutamente bene. No, non è vero, non va bene, fa schifo. Una free multi così è sempre deprimente in qualsiasi versione, sia giapponese che global, dove addirittura hai una mono oro 15, veramente orribile. Veramente orribile. Allora, buttiamo questi 4 ticket così, giusto per toglierli, vediamo se magari. Niente, tutto azzurro. Il pomeriggio è tutto azzurro. Niente, ok. Buttiamo un paio di ticket, vediamo che cosa succede. Vorrei arrivare in realtà a 250 perché. Sinceramente parlando, spendere di più non so se mi convenga più di tanto. Ho addirittura una dorata che è la 1. Beh, ottimo. Ah, vero, devo mettere l'autosell. Torno subito. Ok, eccoci di nuovo qua. Ho svuotato l'inventario e ho messo anche l'autosell. Niente. Non si riesce ad andare avanti. Una dorata c'è? No, addirittura neanche la dorata. Certo che pullare sul global. Oh, vediamo. Qua c'è una dorata. Tutto argento. Ma dorata dov'è? Una sola? Ovviamente, ex di laguna. Bene, ottimo. Va bene, dai, buttiamone un altro paio. Facciamolo così per la scienza. Tanto sul global, se spendo qualcosina in più, non è un problema alla fine. Ecco, bene. Ah, l'ex di Quistis, buona. Non male. Ora, se riuscissi a prendere anche 15, cioè sì, la 15, scusami. Se riuscissi a prendere anche l'LD, non sarebbe male. Non sarebbe male. L'argento, tutti argento, oro non ce n'è? Sì, una. Ecco, vabbè, sì.
ancora azzurra, schippiamo. Facciamo un nostro piccolo magheggio. Selezioniamo la Save the Queen. Oddio, no, stavo pullando le gemme. Assolutamente no. Va bene, a 200 mi fermo. Basta, veramente. Quistis, personaggio cursed nel mio account in generale, proprio allucinante. Cioè, né in Giappone né nel global, proprio zero. Proprio mi evita come la peste. Poi uno dice perché li chiama cestini. È normale, scusa, cosa puoi fare? Vediamo, l'ultima orbo dorata, dai, almeno chiudo con l'orbo dorata. Vediamo se questa orbo dorata mi permette di risollevarmi oppure no. Dai. Eccolo. Un'altra ex. Va bene. Basta. Siamo arrivati a 200, sì. Ora, gli altri ticket che faccio magari durante l'evento, li buttiamo, cioè li butto qua e là per vedere se magari mi riesce a donare qualche cos'altro, ma non credo di andare a spendere oltre, perché veramente questi è un personaggio che per me è letteralmente maledetto, quindi non vuole uscire. E noi ci accontentiamo e andiamo avanti. Amen, che posso fare? E va bene così. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per essere rimasti con me, spero di avervi strappato qualche sorrisetto. Detto ciò, vi aspetto tutti i giorni live su Twitch a partire dalle ore 21. Mi raccomando, like, commento, giusto per rendere il video più visibile possibile. Detto ciò, io vi ringrazio ancora e ci becchiamo alla prossima. Bye bye!